come Tania lascio col sorriso, un po' di malinconia perché so che mi mancheranno, mi mancherà tanto, mi mancherà tutto questo, però meglio di così non potevo lasciare. Questi Stati Uniti, cosa manca per arrivare a superare questi Stati Uniti? Tu che hai tanta esperienza? Allora, partiamo dal presupposto che oggi non ci siamo espresse al nostro 100%, quindi secondo me il divario non è così grande, però sicuramente c'è un divario. Si tratta di lavorare, di continuare a lavorare, ma i presupposti ci sono tutti e la via è sicuramente quella giusta. Cosa farai, diciamo, oltre la palla a nuoto? Innanzitutto resti a giocare nel club o è un ritiro definitivo? No. Quest'anno ancora giocherò con il mio Bogliasco e poi ho dei progetti. Ora forse finirò di studiare, ho dei progetti anche lavorativi, quindi insomma è una scelta che avevo già fatto da tempo. Chi sarà tu erede nel centro Barro? Sarà Aiello e poi? Assolutamente sono già pronte altre atlete, c'è Valeria Palmieri, c'è Giuditta Galardi e andando ancora più avanti c'è Agnese Cocchiere, quindi ce ne sono. Nello spogliatoio chi è la mascotte, quella che ha tenuto sempre alto l'umore, quella che ha fatto proprio da fil rouge in questa spedizione? Ma guarda, ti devo dire che in questa spedizione siamo state un po' tutte sempre col sorriso, sempre a divertirci, sempre a farci la battuta, cioè al di là del risultato, che poi secondo me non è casuale, ma tante volte è conseguenza anche di questo, ci siamo divertite, ce la siamo vissuta sempre a pieno. Vi ho visto in partenza già dentro l'aereo da Malpensa, da Roma a Rio, con un diario che vi scambiavate. Adesso che è finito questo diario, quali sono le cose un po' più curiose che ci potete svelare? Cioè, tu per esempio cosa scrivevi di giorno in giorno? Ma non è un diario che abbiamo scritto di giorno in giorno, ma quando ci sentivamo ognuno scriveva qualcosa, magari attaccavamo un adesivo di qualcosa, stampavamo una foto, cioè attaccavamo pensieri, emozioni, non c'è una cosa particolare. Ma resterà qualcuno? Sì, non ne abbiamo ancora parlato, ora vedremo se stamparne una copia per tutte, non ne abbiamo ancora parlato veramente.